Napkin.ai, nuovo strumento di intelligenza artificiale generativa, in versione ancora ovviamente beta, per cui prendiamolo un po' con le pinze. Quello che vediamo adesso tra 2 giorni potrebbe già non essere più quello che vediamo. Ad ogni modo, un'ulteriore esplorazione di strumenti che supportano quotidianamente la nostra didattica. Perché uno strumento interessante appunto da un punto di vista didattico? Perché sappiamo molto bene come i nostri studenti hanno degli stili di apprendimento diversi: visivo-verbale, visivo-non-verbale, uditivo, cinestetico, e questo viene incontro soprattutto a quella che è la necessità molto spesso di semplificare dei concetti complessi e farlo utilizzando schemi, diagrammi, mappe, infografiche, che quindi ci aiutano a rendere più comprensibile, ripeto, dei concetti, quindi visualizzare meglio delle idee che quindi costituisce una modalità che viene incontro, ripeto, ai diversi stili di apprendimento dei nostri studenti. Perché il nome Napkin? Probabilmente me ne vado per una idea. Napkin è un tovagliolo. In inglese è il tovagliolo, ed è probabilmente quello strumento sul quale quando siamo insomma al ristorante, ogni tanto, ma anche così per strada, abbiamo la necessità di appuntare qualche idea, di appuntare qualche pensiero che ci balena in mente, insomma anche il risultato magari di un brainstorming, così in maniera molto veloce, molto informale, noi annotiamo queste idee sul tovagliolo, sul fazzoletto, insomma su questo pezzo di carta che probabilmente ognuno di noi ha nelle proprie borse. E quindi andiamo subito a vedere come funziona lo strumento. Eccolo qui, è raggiungibile all'indirizzo napkin.ai. Abbiamo questa promessa, cioè quella di get visuals from your text, quindi sostanzialmente ottenere questi strumenti, insomma queste modalità visuali a partire dal nostro testo. Quindi possiamo incollare del testo e da quello ottenere, ripeto, questi grafici, questi diagrammi, queste infografiche che sono un validissimo supporto all'apprendimento dei nostri studenti, e possiamo anche decidere quale tipologia di grafico, diagramma, mappa, infografica utilizzare in quel momento. Quindi vedete, trasforma il nostro testo in visuals in modo tale da condividere, in modo tale che la condivisione delle idee diventa veloce e diventa veramente efficace. Uno sguardo alla home page è molto interessante perché abbiamo un'idea di come questo applicativo funzioni. Vedete, bisogna partire incollando il nostro testo, perché insomma, ripeto, funziona direttamente dal testo. Lo possiamo prendere da varie fonti. E poi clicchiamo su questo simboletto che è quello di un fulmine e otterremo così i nostri visuals, partendo, ripeto, dal nostro testo. Andiamo avanti, abbiamo anche la possibilità di personalizzare il tutto, personalizzare le icone, questi strumenti che ci aiutano proprio a decorare quello che abbiamo realizzato, i connettori, i colori, i font, quindi i caratteri che sono stati scelti dall'applicativo. E possiamo poi condividerlo e portarlo dovunque, ok? Perché quello che ci genera alla fine è un link che possiamo condividere con i colleghi, ma anche con noi stessi, oppure un PDF destinato alla stampa. Possiamo generare delle immagini a partire da questi grafici, infografiche, e poi chiaramente giocarcele dove riteniamo più utile. Interessante anche visualizzare questi casi d'uso, quindi il modo in cui Napkin nel concreto è stato utilizzato, ok? Quindi abbiamo diversi esempi, così come abbiamo una galleria di alcuni visuals che sono stati creati su Napkin. Dopodiché, scrollando ancora in basso, le frequently asked questions e poi insomma il prova finalmente il Napkin, la nostra versione beta, ok? Quindi clicchiamo sul get Napkin free, facciamo una registrazione, come vedete, tranquillamente con un'email ma anche con un account Google. Quindi una volta entrati io ho 2 possibilità, cliccando su New Napkin, quindi un nuovo tovagliolo, andiamo a disegnare, creare qualcosa direttamente con il supporto dell'intelligenza artificiale, oppure possiamo partire da un foglio bianco, ok? Da un blank napkin. Come vedete abbiamo un bel untitled. Io qui ho nella memoria copiato già una descrizione di quelli che sono i personaggi di Peter Pan, che quindi vado a incollare all'interno di questo spazio, sostanzialmente
ovviamente è un foglio. Come vedete, per ogni personaggio abbiamo una serie di aggettivi e di descrizioni, ok? Quindi, anche perché noi stiamo lavorando sulla favola. Quindi che cosa faccio? Seleziono questa descrizione di Peter Pan e come vedete sulla sinistra ho il mio simboletto del fulmine che mi permetterà, come dice l'etichetta, di generare dei visuals. Eccolo qui, tempo qualche secondo, lui analizza il testo e mi offre una serie di suggerimenti. Come vedete sono hanno anche delle icone particolari che sono strettamente collegate alla tematica, quindi come vedete carefree, adventurous e playful. Ma insomma posso generare, come vedete sulla sinistra, ho tutta una serie di alternative che mi offre l'applicativo stesso, ok? Se ancora non dovessero essere interessanti, generate more e mi dà ulteriori possibilità, come vedete, ok? Quindi una volta scelta quella che secondo me aiuta di più i miei studenti a fissare i concetti, in questo caso io andrei per esempio a scegliere questa, eccola, scelgo il grafico e insomma questo grafico andrà a posizionarsi all'interno del mio documento. Qui posso fare una serie di modifiche relativamente al font, al colore, al tratto, insomma e così via. Quindi come vedete e tra l'altro potrei anche scaricare direttamente questa immagine in formato PNG, SVG oppure un PDF, ok? Per cui per esempio giocarmela in un altro contesto. Andiamo a vedere anche come si comporta nei confronti di Wendy e vediamo che tipo di, chiaramente qui sarebbe il caso di utilizzare un grafico, insomma un visual che sia molto simile come impatto a quello che ho scelto insomma nel visual precedente, ok? Quindi per esempio potrei andarmi a prendere questo qui, ok? E quindi avrei qui la descrizione di Wendy in formato, ripeto, visuale, ok? Che aiuta molto, come sappiamo, la memorizzazione di alcuni concetti. Una volta fatto questo, ho un pulsante sulla destra share, potrei visualizzarlo con una persona tramite l'email in modalità di visualizzazione, di commento, di edit, ma anche di edit e share. Vedete quante possibilità di permesso mi offre l'applicativo. Oppure potrei dire che chiunque abbia il link può visualizzare oppure può modificare. Ancora ho la possibilità di copiare il link e poi anche di scaricare in formato PDF. Quindi uno strumento estremamente interessante. Qui in basso ho ulteriori possibilità, ulteriori opzioni che insomma possiamo tranquillamente esplorare anche successivamente. Ad ogni modo questo è quello che fa l'applicativo. L'altra cosa interessante è poter invece partire da sicuramente una superficie bianca, ma in questo caso la possibilità di generare anche il testo utilizzando l'intelligenza artificiale. Per esempio io potrei dire di genera, vediamo se funziona bene anche in italiano, dunque genera un testo in cui riassumi i temi essenziali di Peter Pan, ok? Vediamo un poco come si comporta. Chiaramente il prompt è molto semplice, come sappiamo più dettagliato sarà il prompt, migliore sarà il risultato, ok? Quindi qui abbiamo la generazione dei temi e io potrei tranquillamente selezionare tutti i temi, eccoli, e con l'aiuto del mio fulmine ottenere una bella mappa, una visualizzazione di questi concetti. Eccoli qui, andiamo a vedere insomma quale potrebbe essere, ecco questo potrebbe essere uno di quelli più interessanti, ma anche questo sicuramente, anche quest'altro. Insomma, chiaramente come sempre a noi che siamo docenti il dover scegliere quello che rende meglio il nostro concetto, ok? Il grafico che rende meglio il nostro concetto. Eccolo qui, una volta scelto lo possiamo posizionare qui all'interno.
Bene, vediamo ora molto velocemente come poter potenziare ancora di più l'utilizzo di Napkin in una combinazione in un'app Smashy con Notebook LM. Se non conoscete ancora lo strumento, c'è un video all'interno del mio canale, però fondamentalmente Notebook è uno strumento che ci permette di creare appunto dei blocchi note. Grazie al supporto dell'intelligenza artificiale, come vedete abbiamo una scrivania nella quale, partendo da fonti che noi diamo in pasto allo strumento, riusciamo a ottenere dei risultati relativamente alle nostre interrogazioni a quelle fonti. Quindi, per esempio, io ho creato la mia scrivania, il mio blocco note relativamente al cyberbullismo. Ho caricato qui una serie di fonti. Come vedete, nel momento in cui noi clicchiamo su più, possiamo caricare diversi formati, PDF, audio, prenderli da Google Drive tramite link, quindi anche video di YouTube, o incollare un testo copiato, e su quelli poi fare, come vedete qui, abbiamo una chat, delle interrogazioni. Ok? Una volta ottenuti i risultati delle nostre interrogazioni, i nostri output, noi possiamo salvarli come note, quindi come se fossero proprio dei blocchi di appunti. Io quindi ho chiesto, per esempio, quali sono, come poter prevenire il cyberbullismo, quindi una guida per studenti di 10 anni. Lui ha analizzato i PDF e mi ha restituito questi risultati. Io adesso copio questi dati, vado a incollarli in un nuovo Napkin. Eccolo, diamogli il tempo di crearlo, e su questi poi realizzerò dei piccoli diagrammi, insomma piccoli visuals appunto da inviare ai miei studenti. Allora, intanto potremmo, per esempio, dargli alcune informazioni su come prevenire il cyberbullismo. Ok, quindi selezioniamo il testo, andiamo sul nostro fulmine e otterremo sicuramente una mappa o un diagramma abbastanza esplicativo dei nostri, ecco qua, comportamento online rispettoso. Come vedete, anche l'utilizzo delle icone è molto interessante, perché le icone chiaramente rafforzano i nostri concetti. Ok, quindi per esempio questo potrebbe essere veramente molto interessante per i nostri studenti. Vado avanti, qui c'è l'icona, insomma, dell'albero, mi dice poco. Quindi vedete ancora una volta poi la nostra, diciamo, il potere che noi abbiamo sull'intelligenza artificiale, perché tra quello che ci propone noi dobbiamo sicuramente scegliere quello più adatto a rendere il concetto, l'idea. Però il bello è che noi abbiamo appunto una grande varietà di diciamo di opzioni tra le quali poter scegliere, che insomma aiuteranno i nostri studenti, ripeto, a visualizzare meglio i concetti e quindi a apprendere in maniera più semplificata. Ok, allora io spero che questo, una cosa importante non ho detto: tutto quello che noi creiamo va a posizionarsi all'interno della library, quindi non si perde assolutamente niente. Vedete, io ho fatto un po' di prove che sono all'interno della mia library, e per ognuna io posso anche, come vedete, duplicare, scaricare come PDF oppure cancellare nel momento in cui non dovesse più servirmi. Ok, buona, come sempre, buona sperimentazione, buona navigazione e buona giornata a tutti. Ciao!